Salve pinguini, oggi andiamo a leggere dei commenti, ma non i commenti che voi mi lasciate sotto i video, anche perché penso quelli di averne fatti abbastanza, ma andiamo a leggere dei commenti che lasciano gli sviluppatori all'interno del loro codice e ne ho trovati alcuni molto 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 esilaranti. E quindi rompiamo gli indugi e andiamo a leggere i commenti. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare che se vi piace questo video e anche gli altri che porto su questo canale, non dimenticate di lasciare un like e di, qualora già non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri video che pubblico mai 3 volte a settimana. E quindi andiamo a vedere cosa ci portano gli sviluppatori oggi. Dunque, il primo commento dice: per capire la ricorsione, andare a vedere la fine di questo file. E poi alla fine del file c'è scritto: per capire la ricorsione, andare a vedere l'inizio di questo file. Interessante. Ma per quelli di voi che se lo sono persi, io ho fatto un video sulla ricorsione. Questo qua. Andate a recuperare. Magari potreste capire di più rispetto al commento che questo sviluppatore ha lasciato in questo codice. Ma quindi passiamo al prossimo commento. Non sei fatto per capire questo. Lo capisco. Andiamo avanti. Qui c'è un codice che credo sia... mi sembrava Python, ma c'è un end. Sembra Python, ma non è. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Comunque, lasciamo perdere il linguaggio di programmazione perché non è importante. E c'è questa condizione. Se currentadmin.name, quindi significa che magari ci sarà una classe che raccoglie l'utente che magari è admin in questo momento, e lo confronto con lo username del my ex employer, quindi il suo capo precedente, perché penso che la X si pronuncia ex all'inglese, che vuol dire ex, anche in italiano, invoca la funzione sleep, che non fa nulla, per 3600 secondi moltiplicato 1000. 3600 secondi, se non ricordo male, è un'ora, quindi per 1000 ore. So assai. E gli lascia pure il commento. Questo perché l'altro giorno hai fatto storie con me. Un ottimo modo per vendicarsi dell'ex capo. Ma proseguiamo. Non ci sono commenti per te. È stato difficile da scrivere e deve essere difficile da leggere. Mi sembra giusto. Proseguiamo. C'è una funzione che è sempre scritta in C. Cioè getRandomNumber e restituisce 4. Ah, ma c'è della spiegazione. Perché quel 4 era stato scelto da un dato non truccato, quindi lui ne garantisce la randomicità. Mi sembra giusto. Passiamo avanti e troviamo quest'altro commento in cui c'è scritto: questo codice fa schifo, tu lo sai, io lo so, vai avanti e mi chiami idiota dopo. Passiamo avanti e troviamo un commento in cui dice: non sono responsabile di questo codice, me l'hanno fatto scrivere contro la mia volontà. Passiamo avanti e troviamo: se stai leggendo questo, significa che tu sei stato messo al capo del mio progetto precedente. Mi dispiace molto per te. Buona fortuna. Anche noi gli auguriamo buona fortuna. Proseguiamo e troviamo quest'altro commento in cui c'è scritto: se questo codice funziona, è stato scritto da Pollo di Liscia. Se non funziona, non lo so chi l'ha scritto. Mi sembra molto simile a quella barzelletta di Ricky Tognazzi in cui lui interpreta l'avvocato. Questo è sicuro. Passiamo avanti e troviamo questi commenti. Ogni commento è lasciato ad ogni release, quindi suppongo che 3.4 3.5 sia la versione. E anche suppongo che Jack sia il nome dello sviluppatore, o comunque il nickname con cui si firma. E quindi leggiamo: il mio manager mi ha promesso una lap dance se riesco a sistemare questa release. Alla 3.5 abbiamo: sto ancora aspettando la lap dance dal mio manager. 3.6: il mio manager è cambiato. Il nuovo manager è peloso. Non voglio più la lap dance. 3.7. Non lo voglio leggere. Mi ha fatto la lap dance. Yuck. Passiamo avanti. Leggiamo questo commento che già solo a vederlo mi fa ridere. In cui c'è scritto: questo è stato chiaramente scritto sotto coercizione. Vabbè. Passiamo all'altro e ultimo commento. Ho scritto questo mentre ero ubriaco. Non so cosa fa, ma se lo tolgo scoppia tutto. O meglio, qui c'è scritto: il programma si rompe. Sarà una chiamata ricorsiva che scoppia tutto. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, forse è meglio che guardate questo video. Benissimo, pinguini. Questi erano tutti i commenti che ho trovato molto, molto interessanti, se non per dire esilaranti. E quindi siamo in conclusione. Io, come al solito, vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me. Ma prima di lasciarvi alle vostre vite, vi consiglio di andare a vedere gli altri video che porto su questo canale, che troverete non solo qua nella handcard, ma andate semplicemente nel mio canale e li trovate. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!